Ansaldi. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Il Torino non ha mai perso nelle ultime 5 partite casalinghe e ovviamente non ha alcuna intenzione di cominciare oggi. Ansaldi verso il centro. Allontana il pericolo. Jaic. Tentativo e c'è il gol del Torino. Si fa largo con grande determinazione. E passa! Palla al centro. Palla intercettata. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Ci mette la testa. C'è il retropassaggio. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. C'è il cross. Bell'intervento difensivo. Spazza via. Palla in out, ci sarà sul laterale. Attenzione, conclusione! E c'è il gol del Torino! Bene lo sviluppo del gioco e ha intercettato il passaggio. Questo vuol dire essere concentrati. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni... Prova a tirare. Cerca di lanciare il compagno. Prova la conclusione. Gol, gol! Rete importantissima! Ecco il pareggio. Berami. Ansaldi riconquista la palla. Jaic prova a salire sulla fascia sinistra. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Poteva sicuramente essere ammonito. L'arbitro preferisce parlarci. Samir, Berami, Riken, occhio alla conclusione, e c'è il gol del Torino, non può sulla gara. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Prova la giocata nello spazio. L'avversario ha avuto la meglio. Salta e colpisce di testa. È splendido l'intervento. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero.
Prova il cambio di gioco. Afria qua. E dietro.